Oggi vi spiego in maniera facilissima la sezione aurea. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi vi spiego un argomento che fa tremare tutti gli studenti di arte, disegno, composizione, grafica. Vi spiego la sezione aurea, quel calcolo difficilissimo grazie al quale si riesce ad arrivare al numero aureo, φ, la lettera greca φ, che è uguale a 1,618, eccetera, eccetera. Bene, arrivare a questo numero non è per niente facile. L'equazione che ci fa arrivare adesso è x sta a 1 come 1 sta a x meno 1. Quindi φ è uguale a 1 più la radice quadrata di 5 fratto 2 uguale 1,618. A questo punto che tutti impazziscono e gettano la spugna, ma noi di Arte per te no. In realtà gettare la spugna non è per niente giusto, perché il numero aureo e soprattutto la sezione aurea è qualcosa di estremamente importante nell'arte figurativa, perché è estremamente importante nella vita di ognuno di noi. Esso infatti è un momento, un numero, un punto che ci accompagna in tutte le situazioni della nostra vita. È un qualcosa che fa parte della vita stessa in maniera involontaria. Boh, questo non lo sappiamo, però è presente costantemente ed è quel punto nella composizione e nella realtà che determina l'armonia. I primi a darne una definizione concreta furono i pitagorici, ma fu Euclide nel 300 a.C. a dare una definizione semplice, secca e facile di sezione aurea. Una linea viene divisa in due parti in modo tale che la parte più lunga e la parte più corta siano nella stessa proporzione in cui la parte più lunga sta con l'intera linea. E lo so che già vi state strappando i capelli, ma niente paura. Adesso guardiamo il disegno e ve lo spiego facile facile in maniera visiva. E allora andiamo a verificare quello che diceva Euclide. Tracciamo una linea. Ok, adesso Euclide diceva: una linea viene divisa in due parti in modo tale che la parte più lunga e la parte più corta siano nella stessa proporzione della parte più lunga con il totale. Vediamo, adesso facciamo il totale di un altro colore e mettiamo in relazione la parte più lunga. Sono in proporzione? Vi posso assicurare di sì, cioè questo punto e questo punto cadono in sezione aurea all'interno di queste linee. Verifichiamolo insieme. Dividiamo il primo segmento, la prima linea, in 8 parti uguali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok? E dividiamo anche la seconda linea in 8 parti uguali. In questo caso però dovremmo fare una divisione con la calcolatrice, niente di più semplice. E fare 10,5, che è la lunghezza del mio segmento, diviso 8, uguale 1 centimetro 3 e 1. Quindi dobbiamo dividere 1 centimetro e 3, 1 per 1 centimetro e 3. 2 per 1 centimetro e 3, 3, ta-da! 3 segmenti e 3 segmenti, è in proporzione. Continuiamo. 4, 5. Beh, direi che le parti sono rispettate. 1, 2, 3 da questa parte, 1, 2, 3 da questa parte. Quindi, come diceva Euclide, una linea viene divisa in due parti in modo tale che
la parte più lunga e la parte più corta siano nella stessa proporzione della parte lunga con il totale. Non è fantastico? Ma uno, per arrivare a questa proporzione, poi deve fare tutto quel calcolo di cui vi ho parlato prima. È che quando io sentivo in accademia mi veniva proprio una stretta, una fitta allo stomaco, motivo per cui non calcolavo mai la sezione aurea, fino a quando ho conosciuto Leonardo Pisano, detto il Fibonacci, il quale ha dato una dritta a tutti noi che ci aiuta per trovare in maniera facile, imminente, istantanea, la sezione aurea. Lui infatti è il creatore di una serie di numeri molto particolari. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 e via su a salire. In questa serie il numero successivo è la somma dei due precedenti. Ci avete fatto caso? Guardiamo. Il 2 è la somma dell'1 più 1, il 3 è la somma del 2 più 1, il 5 è la somma del 3 più 2, l'8 è la somma del 5 più 3 e via così salendo su tutti i numeri. Ma la cosa interessante di questa serie è che se dividete il numero successivo per quello precedente, si avrà un numero molto ravvicinato a φ. Innanzitutto, perché il numero aureo si chiama Φ? Perché è dedicato a Fidia, che collaborò alla costruzione del Tempio di Atene, che è una delle costruzioni seguendo i principi della sezione aurea. Adesso, quindi, sapendo che nella serie di Fibonacci il successivo diviso per il precedente è molto simile a Φ, ci basterà prendere uno di questi numeri e avremo sempre la sezione aurea a portata di mano. Se mi seguite, vi ho sempre detto in ogni foglio di dividere il lato in 8 parti uguali e poi puntare il numero 5 e tracciare la perpendicolare. In quel punto cadrà la sezione aurea. Questo succede su ogni lato, indipendentemente dalla lunghezza del lato. Andiamo a vedere. Bene, adesso andiamo avanti e vi faccio vedere come sia qui che qui sia lo stesso valore, e cioè φ, che è uguale a 1,6125. E via discorrendo. Vediamo insieme? Prendiamo la calcolatrice. Possiamo o dividere a parti, quindi fare 8 parti diviso 5 uguale 1,6 e ci siamo. E anche qui in questo caso sarebbe 8 parti diviso 5 e verrebbe sempre 1,6. Oppure possiamo fare una cosa diversa. Allora, potremmo dividere il nostro foglio di qualunque misura in 8 parti, misurare la misura grande, che è 6,5, 6,5, e farla diviso la misura piccola, che è 4. 1,625, un numero molto vicino alla φ. Bene, come vedete, in questo modo sarà facilissimo trovare sempre la sezione aurea dei nostri piani da lavoro, che siano piani architettonici, piani come fogli, e diventa una cosa intuitivissima. Così facendo, la sezione aurea è bella e pronta. Ma una magia che scaturisce dalla sequenza dei numeri del Fibonacci è che, accostando i quadrati aventi per lato la sua serie, si ottiene la sezione aurea creata dai pitagorici. Vogliamo vedere? Adesso vediamo cosa succede se costruiamo un quadrato seguendo la serie di Fibonacci, facendo finta che, per farvi vedere bene, due quadratini equivalgano a 1, ok? Quindi la scala sarà questa. E allora cominciamo. La scala di Fibonacci è 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,
34. Allora, cominciamo. 1. Ed è il primo quadratino da 1. A questo addossiamo, ed è questo, il secondo 1. E l'abbiamo segnato. A questo addossiamo il 2, che è qui, lo mettiamo qui. 2 è già segnato il lato, quindi andiamo 1, 2 e 1 e 2. Ok? Adesso così andiamo a segnare il 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok? Adesso abbiamo quindi 1, 2, 3, 4, 5. E segniamolo. E adesso ci sarebbe l'8. E voilà. Abbiamo questo rettangolo dove sono segnate una serie di sezioni auree. Infatti, in ognuno di questi rettangoli sono iscritte le sezioni auree. Ora prendo il compasso e vi faccio vedere la magia. Cosa succede se io traccio una circonferenza che vada da questo angolo fino a giù? Succede questo. E poi da qui a giù succede questo. E traccio un segno che da questo angolo vada a quello di fronte, così. E poi mi sposto su quest'altro angolo, apro apertura del lato e traccio un altro segno. E poi mi sposto su quest'altro angolo, apro con apertura misura del lato e traccio quest'altro segno. Mi sposto su questo angolo, apro con apertura misura del lato e traccio questo segno. Ecco, abbiamo la sezione aurea euclidea. Ma non è incredibile? È una magia, fatta in pochi secondi. Ma per arrivare a tutto questo vi basterà pensare a questo, e meglio ancora, vi basterà pensare che dividendo un rettangolo in 8 parti uguali, alla quinta parte cade la sezione aurea. Proviamo con questo rettangolo. Quanto misura questo rettangolo? Allora, è come questo, 10 centimetri e mezzo. Quindi 10 centimetri e mezzo, la sezione aurea, questo lato, questo punto, dovrebbe misurare quanto il lato piccolo di questo punto. Vediamo, qua misurava 4 centimetri. Vediamo un po'. 4 centimetri. È la stessa sia quella euclidea che quella di Fibonacci, solo che quella di Fibonacci, vi ricordo sempre che basta dividere in 8 un lato, dopodiché dividerlo per il precedente. Potete dividerlo anche per 13, potrete dividerlo anche per 13 parti e dividere per 8, o per 21 parti e dividere per 13, ma il modo per dividere più facile è 8 diviso 5, è 8 parti e prendere il quinto punto. Quindi da oggi niente più dubbi, per calcolare la sezione aurea in maniera veloce, in maniera puntuale, dividiamo il nostro piano di lavoro in 8 parti e di conseguenza poi alla quinta tracciamo la perpendicolare e creiamo la nostra sezione aurea. Vi faccio vedere come è vera la cosa che vi sto dicendo con un monumento ben più importante dei disegni che possiamo fare noi, perché questa regola è applicabile in tutte le manifestazioni artistiche, architettura, pittura, scultura,
grafica, pubblicità. E allora prendiamo Palazzo Ducale, contiamo le finestre, sono 13. Guardate la torre dell'orologio, su cosa insiste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Insiste proprio sull'ottava finestra, dove, secondo la serie di Fibonacci, cade la sezione aurea, perché 13 diviso 8 è uguale a Fi. E allora, ecco che qui un monumento viene reso armonico, viene data una giusta lettura di esso, viene snellito nella forma così pesante che in realtà avrebbe senza quella torre che cade in quel punto, con la sezione aurea. Ma a cosa serve la sezione aurea? Appunto, serve a dare il giusto accento alle cose. In un disegno, far cadere il soggetto in sezione aurea è dargli un ruolo preminente, è dare il ruolo primario comunicativo. Ecco allora che capita spesso che in pubblicità i titoli più importanti vengano messi in sezione aurea, come così anche nei giornali, quindi nell'impaginazione dei quotidiani, fateci caso, oppure nell'impaginazione delle riviste. Questo accade per tutto il voler comunicare in forma figurativa. Anche un quadro è un voler comunicare in forma figurativa. Ci sono dei pittori che hanno studiato la sezione aurea e che quindi scientemente riescono a far cadere all'interno delle loro opere la sezione aurea. Pensiamo per esempio a Leonardo da Vinci. Ci sono invece pittori che nascono semplicemente dall'intuizione di essa che è insita in ciascuno di noi. Perché se è vero che il pittore molto spesso la mette volontariamente la sezione aurea, è anche vero che il fruitore, molto spesso ignorante, è sicuramente attratto maggiormente dalle opere, dalle pubblicità, dai quadri, dalle sculture che hanno elementi nelle giuste posizioni delle sezioni auree rispetto a quelli dove la sezione aurea non è rispettata. La sezione aurea prende ad avere un ruolo differente a seconda di dove il soggetto viene messo. Ad esempio, in un primo piano, ebbene, dove l'unico protagonista è il soggetto principale, si calcolano, facciamo finta che questo è il foglio che dividiamo in 8 parti, quindi si calcolano le sezioni auree, superiore, inferiore, destra e sinistra, e il faccione del soggetto viene messo al centro, e lì guarderete solo quello. Se invece volete mandare un messaggio importante, il soggetto va spostato da questa parte. Se invece volete mandare un messaggio rasserenante, il soggetto va spostato da questa parte. È un insieme di elementi compositivi importanti affinché, cadendo in una determinata parte del piano figurativo, si riesca a veicolare un messaggio in forza maggiore o minore. E allora, conoscere questa regola vi aiuterà a veicolare ciò che volete dire con le vostre opere. Quindi, dividete il foglio per 8 e al quinto punto tracciate la sezione aurea su tutti e 4 i lati del vostro foglio per chi fa pittura, disegno, eccetera. Per chi fa scultura, iscrivete la vostra opera all'interno di un rettangolo immaginario e in seno a quel rettangolo trovatevi le sezioni auree. E così facendo potrete dare le pieghe del corpo in sezione aurea, potrete sbilanciare il baricentro portandolo in sezione aurea e dare armonia alla vostra composizione. Idem se siete architetti, pensate alle sezioni auree anche quando costruite gli edifici. E se siete grafici, se siete fotografi, non dimenticate mai la sezione aurea per le vostre composizioni grafiche, perché saranno quelle a rendere le vostre opere accattivanti, ammaglianti e comunicative. Bene, spero di esservi stata utile con questo video. Se vi è piaciuto, mettetevi un bel pollice in su in sezione aurea. Vedete? Qui è messo in sezione aurea. Anzi, sezione aurea proprio è messo così. Le becco tutte così. Mettetemi un bel pollice in su in sezione aurea. Condividete il video e noi ci diamo appuntamento sempre qua per un prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Alla prossima volta! E non vi arrendete mai davanti agli argomenti difficili, c'è sempre qualcuno che li spiega in modo facile. Ciao!